questo il Partito Democratico sta raccogliendo le firme per fare un referendum. Cioè, è una roba, a me questa cosa proprio è una roba allucinante. Buon funerale. Cioè, raccolgono le firme per provare ad abolire un diritto umano. Quindi le prime tre proposte di un'agenda di governo sono state realizzate. Santa pazienza. Le coperture c'estavano, non decide no, ma le coperture ma c'estavano. Poi ne parleremo, un altro ci rinvio e non me ne richiederai. Qualsiasi strumento potrà essere migliorato, però dobbiamo metterci in testa che con la robotica, l'automatizzazione, le tecnologie, il mercato del lavoro così come l'abbiamo inteso non ci sarà più e una serie di mestieri stanno già scomparendo. Per cui se noi iniziamo a capire, a comprendere, e ce l'abbiamo fatta, che il reddito è uno strumento per permettere anche a tanti cittadini di avere quel tempo per rimettersi in discussione positivamente, non capiremo nulla della modernità. Per me il reddito di cittadinanza è un diritto umano al pari, non lo so, di avere una sanità pubblica, ministro Grillo, e un'istruzione pubblica. Questo è il concetto. E aver costretto politicamente la Lega a votare il reddito di cittadinanza è un'altra vittoria e un orgoglio del Movimento 5 Stelle. Quindi da parte mia, di un semplice cittadino senza incarichi istituzionali e neppure li voglio, grazie Luigi e grazie al Movimento 5 Stelle.